Allora, ieri non avevamo fatto in tempo e vi avevo promesso che avremmo visto degli esempi della catena dei servizi turistici. Cominciamo dai servizi di trasporto. Questo esempio riguarda la metropolitana di Madrid e ancora più recentemente la metropolitana di Barcellona si è allineata a questo standard di servizio. Allora, che cosa hanno realizzato? Intanto non ci sono ostacoli lungo tutti i percorsi. Vedete che mi devo spostare di nuovo, i pilastri hanno delle bande rosse intorno per favorire la identificazione da parte delle persone non vedenti o ipovedenti. Le macchinette per la vendita dei biglietti sono adattate e possono funzionare anche a navigazione orale e hanno i testi braille incorporati, quindi sono utilizzabili da tutti, sono basse e quindi possono essere utilizzate da persone su sedia a ruote, persone non vedenti e persone non udenti. E ci sono le pavimentazioni speciali in tutte le zone di entrata, uscita e transito durante la metro nell'ambito delle singole stazioni della metropolitana. Ecco quello su cui io mi batto sempre. Gli ascensori hanno il campanello, gli annunci vocali quando ci sono più di due fermate. Hanno pannelli che riportano le linee della metro in macro caratteri. Le scale fisse hanno la ringhiera che si prolunga, quindi si arriva comodamente fino in fondo. E hanno indicazione della direzione dove andare in braille al momento in cui si arriva alla fine. Segnalano quando i gradini finiscono. Ci sono degli schermi molto ampi per quello che riguarda ritardi e notizie operative e indicano le zone di sicurezza con pavimentazione speciale. In questo caso utilizzano il simbolo che noi abbiamo visto prima, quello della sedia a ruote su fondo blu. E ci sono anche delle aree di riposo con il supporto ischiatico. Adesso parliamo di una sistemazione alberghiera. Il resort area dell'isola di Creta. Per quello che riguarda la possibilità di accesso, è la struttura stessa, evidentemente in assenza di possibilità diverse offerte dal trasporto pubblico. Si assume la responsabilità del trasferimento dei clienti da e per l'aeroporto con un mezzo che può consentire l'accesso a bordo di persone con disabilità motoria. Il parcheggio è posizionato nelle vicinanze della struttura. Vi ricordate ieri tutto quello che vi ho detto per quello che riguarda le esigenze delle persone in funzione della, modalità in cui il servizio viene reso? E anche il trasporto verso la spiaggia, quindi io non solo arrivo alla struttura, dormo, ma poiché sono al mare vado anche in spiaggia. È garantito con mezzi adattati. Le camere, gli spazi comuni hanno dimensioni adeguate a persone con disabilità motorie e sono grandi a sufficienza per fare in modo che anche la mobilità all'interno delle stanze sia soddisfacente. Le porte si aprono facilmente, le camere sono confortevoli anche per persone a mobilità ridotta. Gli spazi aperti non hanno differenze di livello, quindi essendo in piano consentono più facilmente la possibilità di muoversi all'interno della struttura senza difficoltà. La piscina è molto ben progettata e oltretutto con questa rampa che voi vedete qua, per accedere alla piscina si può arrivare alla jacuzzi anche con persone per mobilità ridotta. I campi da gioco e la palestra sono tutti accessibili ai clienti. Ah, perché faccio ciò? Ok. Un esempio italiano, il progetto Village for All, che magari qualcuno di voi ha sentito. Village for All ha un sistema di acquisizione e gestione delle informazioni che le garantisce dal punto di vista dell'accuratezza e del loro aggiornamento. L'Associazione Ispezione Campeggi, tutte le strutture che vogliono entrare a far parte della rete.
ma in più fa anche questo, alla fine della rilevazione il sistema consente di dare al committente tutta una serie di indicazioni per intervenire sui punti che sono stati valutati come carenti dal punto di vista della piena accessibilità. Parchi e tempo libero, qui parliamo di un parco in Belgio, è un parco con piscine, vedete che il discorso dell'accesso alla piscina con quello strumento particolare, sta di qua, consente anche a persone a ridotta mobilità o persone su sedia a ruote di coloro che possono farlo, perché come vi dicevo ieri, non tutte le persone che usano la sedia a ruote possono abbandonarla, nel senso che possono trasferirsi su una sedia o su un sistema di elevazione come questo o su un taxi. Ci sono le persone che utilizzano le sedie a ruote a trazione elettrica che in linea di massima non possono lasciare la propria sedia a ruote perché la sedia consente loro di essere protetti in tutte le parti del corpo. Addirittura alcune piscine interne in questo caso hanno un pavimento che può essere abbassato a seconda delle esigenze dei visitatori. Questo discorso del pavimento che sale e scende è stato per esempio realizzato a Londra all'ingresso di un museo. Non ho in me le fotografie perché le ha fatte una collega e sono di sua proprietà. In pratica all'ingresso c'è un sistema meccanico che permette di superare questi gradini che fuoriesce al momento in cui serve. Viene praticamente si sistema, le persone entrano. Al momento in cui non serve più, ritorna alla posizione iniziale. Quindi sono, diciamo, modalità di modifica dell'esistente che vengono incontro al limite, a volte anche a questioni di estetica della struttura stessa. Questa fortezza è invece in Svezia. I parcheggi sono direttamente collegati al castello, ci sono bagni accessibili a persone su sedie a ruote e come vedete nella parte superiore c'è un percorso che evita, molti di voi mi hanno detto, ma come fanno le persone su sedie a ruote a transitare su percorsi sconnessi? Ecco, in questo caso è stato realizzato questo percorso molto più lineare, molto più liscio, che permette proprio di arrivare e superare la parte laterale che sembra invece un acciottolato. Gli ingressi sono dotati di rampe, tutti gli ingressi alle strutture e oltretutto per le persone con disabilità visive scusate, è presente una modello tattile dell'intera fortezza, quindi è possibile all'ingresso avere un'idea tattile della struttura e di come muoversi anche al suo interno. Quindi abbiamo visto una metodologia di trasporto, un albergo, un sistema di fornire informazioni in maniera accurata e oltretutto interessante per chi le richiede, perché parlo della struttura, perché viene a sapere anche dove intervenire. Abbiamo visto un monumento, andiamo anche a comprare qualcosa perché dobbiamo portare un souvenir a casa. Questo shopping center a Varsavia, guardate l'area parcheggio com'è ampia, i bagni sono stati tutti adattati, non ci sono altre barriere. Ma quello che è interessante, nella foto sotto, vedete che nel self-service i banconi sono in cui far scorrere i vassoi e prendere il cibo, sono utilizzabili da tutti, comprese le persone su sedie a ruote. Questo è un accorgimento molto semplice, per così dire, che non penalizza nessuno, ma anzi aumenta la possibilità di utilizzo. Tenete
Tenete presente che, per esempio, un accorgimento di questo genere, se fosse adottato nelle mense aziendali laddove esistono, impiegati che usano la sedia a ruote o i deambulatori che dicevamo ieri, hanno la possibilità di servirsi a mensa esattamente come i loro colleghi. Questo è un festival che si tiene all'aperto e quindi non ci sono solo gli accessi a livello di tutte le strutture, ma diciamo di tutte le aree in cui i visitatori possono doversi servire, quindi la biglietteria, diciamo l'area dove arrivare per i concerti, un'area sopraelevata nella tenda principale per vedere in maniera più adeguata. Considerate una persona su sedia a ruote, se la gente è tutta insieme, la persona vede poco, quindi può raggiungere quest'area sopraelevata dove vede come meglio come tutti gli altri. C'è una toiletta accessibile all'aperto, perché questo è un festival che si svolge all'aperto, per cui ci sono informazioni fornite con diverse modalità, quindi braille, nastri e cose di questo genere. E qui vedete un po' come hanno organizzato i discorsi che vi dicevo prima. L'accesso alla tenda principale è proprio, cioè lo metto su per il festival, poi smonto tutto e me ne vado. L'accesso ai bagni, l'accesso alla biglietteria, in maniera che nessuno possa evitare di pagare. In Italia due spiagge in Liguria sono state attrezzate per accogliere turisti con ogni tipologia di esigenza, e in tutte le spiagge pubbliche di Pietra Ligure è disponibile la sedia job che può permettere alle persone di andare al mare. Sulla spiaggia Santa Margherita ci sono cabine e piattaforme per arrivare fino all'acqua. Questa è la sedia job, voi sapete, l'avete già vista immagino, sapete anche cosa significa. Yam o bagno? Scusatemi la pronuncia magari poco campana, però quello vuol dire. E poi quest'anno la spiaggia Tangram di Follonica ha avuto un premio dalla Commissione europea per l'accessibilità. E questa è un'immagine di alcuni accorgimenti che hanno utilizzato sulla spiaggia. Allora, è chiaro che è importante la formazione così come la stiamo svolgendo adesso, ma è anche assolutamente importante che ci siano dei momenti di autoformazione, perché voi state dedicando queste ore sottraendole magari all'attività lavorativa, oppure se l'attività lavorativa l'avete completata, sottraendole al tempo libero che dedicate a voi stessi. Quindi è importante che a volte sia possibile magari far riferimento a dei documenti o a dei manuali che sono a disposizione e su cui cominciare ad avere o a ricordare o a rassodare, rafforzare quello che ci siamo detti in questi giorni. Perché richiamo il progetto Italia per Tutti? Perché è stato un progetto veramente significativo realizzato dall'allora Dipartimento del Turismo, non era, che faceva parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri, era il momento in cui il Ministero era stato cancellato, però alcune attività erano rimaste in carico centralmente, e quindi in quella, alla fine degli anni 90 è stato lanciato il progetto Italia per Tutti, un progetto molto complesso che andava dal discorso della formazione degli operatori con un manuale di comportamento, al fatto di raccogliere dati e informazioni su strutture in Italia, e sono state ispezionate circa 5.000 strutture di varia tipologia, al fatto di dare agli operatori che desiderassero muoversi nell'ambito della disabilità anche una serie di modelli di business plan per poter avviare un'attività in questo ambito.
Purtroppo, come molto spesso succede, i finanziamenti per la prosecuzione di questo progetto sono venuti a mancare abbastanza presto e quindi la stessa disponibilità di queste 5.000, credo fossero 5.300 strutture rilevate nella fine degli anni 90, se io vi chiedo adesso le possiamo utilizzare, voi mi rispondete a una sola voce? No. E infatti sono andate perse. Ed è un gran peccato. Quello che è rimasto però è il manuale che è stato realizzato, manuale nell'accoglienza turistica di clienti con bisogni speciali. Volutamente ho lasciato la dizione che è stata utilizzata negli anni 90, perché si parlava già non più di clienti con disabilità, ma di clienti con bisogni speciali. Ora, se poi vedrete fra un secondo la dizione attuale, vi rendete conto che si è capito comunque che eravamo a metà strada, che i bisogni non sono speciali e non sono speciali per una categoria speciale, ma sono esigenze specifiche che accomunano tutti. Comunque devo dire che questo manuale, che è stato distribuito in 55.000 copie a tutti gli operatori turistici e conteneva tutta una serie, cioè un po' quello che ci stiamo dicendo noi anche in questi giorni, come comportarsi e come comprendere le esigenze delle diverse tipologie di disabilità. Attualmente è stato ristampato nel 2009, o meglio, ristampato online. In effetti, ahimè, non è più neanche attuale questo sito perché nel frattempo Promuovi Italia ha fatto una brutta fine. Nel senso che è stata sollevata dall'incarico, per così dire. Però il manuale fa parte della documentazione che io ho lasciato agli organizzatori di questo convegno, quindi voi potete averlo tranquillamente in formato digitale. E come vedete, le edizioni sono cambiate, non sono più clienti, ma sono ospiti che hanno esigenze specifiche. È rimasto il simboletto iniziale del progetto Italia per tutti e in questo caso è stato redatto con il più che supporto, ma con il discorso introduttivo da parte del Ministro del Turismo, perché nel frattempo il Ministero del Turismo è stato rimesso in piedi. Questo è un documento che anch'esso è scaricabile da un sito, però non ve l'ho portato perché è un discorso veramente un pochino più tecnico, nel senso che è un manuale che è stato redatto da dei gruppi di esperti che fanno capo all'ECA, che è la European Concept of Accessibility, con sede in Lussemburgo, e che applica in tutta una serie di esempi i concetti del Design for All. Ora, se volete, non fate altro che richiedermelo, gli organizzatori hanno il mio sito, il mio indirizzo email, però è veramente forse un po' troppo tecnico. Nel caso foste interessati e foste curiosi di vederlo, non c'è nessuna difficoltà, è disponibile oltretutto anche dal sito, dagli indirizzi internet che vedete qui e che quindi vi ritroverete in questo materiale, lo potete scaricare tranquillamente, è tradotto in italiano e quindi diciamo che contiene sia consigli teorici che esempi pratici e potete avere un'idea di quello che Design for All o Universal Design può significare nell'ambito del turismo per tutti. Questo è un manuale dell'operatore turistico realizzato per conto della Regione Lazio ed è stato fatto da due colleghe che lavorano nel gruppo di cui io faccio parte. Anche questo è disponibile e scaricabile online dal sito del Presidio del Lazio che è indicato qui. Questo manuale contiene in effetti, diciamo, alcuni suggerimenti pratici che possono essere collegabili a quello che abbiamo visto prima e alcune schede tecniche molto semplici che possono dare una prima idea agli operatori di
su come muoversi per eventualmente fare degli aggiornamenti alla propria struttura. Quello che vi consiglio è, se vi interessa e vi interesserà scaricarlo, è guardate questi accorgimenti tecnici, ma rifuggite dal fai da te. Al momento in cui deciderete se vorrete di fare un qualche cosa che migliori la fruibilità della vostra struttura da parte di tutti i clienti che finora non avete accolto, rivolgetevi a dei tecnici specializzati, perché possono sicuramente farvi risparmiare tempo e denaro. Questo è un'altra cosa che è stato fatto su incarico del CTS e che riguardava i parchi accessibili a livello nazionale. È un discorso un po' vecchio, nel senso che le informazioni sui parchi, che credo siano ancora presenti sul sito del CTS, ormai sono veramente molto obsolete, però questo manuale in effetti dava delle linee guida per migliorare l'accessibilità delle aree naturali protette. E quindi non sono sicura di averlo in formato elettronico. Se vi dovesse interessare, scrivetemi e cercherò di trovarlo. Ecco, per darvi un'idea, ci sono, a parte le descrizioni su come e cosa fare, ma ci sono anche tutta una serie di illustrazioni che fanno vedere come sia facile, tutto sommato, far godere della possibilità di accedere ad aree naturalistiche un po' tutti. Una posizione di birdwatching, semplicemente con due finestre più basse, va bene sia per persone che usano la sedia a ruote che per bambini. E quindi, ancora una volta, è un concetto di inclusività. L'area gioco per bambini è stata immaginata fondamentalmente per bambini che hanno difficoltà di movimento, e quindi con varie possibilità che però rientrano sempre sotto il controllo dei genitori. Quindi tutte queste aree giochi non sono mai troppo distanti dalla presenza dei genitori. E poi far vedere come possa essere molto semplice garantire delle aree di riposo per chi magari ha difficoltà a percorrere lunghi percorsi senza bisogno di violentare la natura facendo delle costruzioni abominevoli. È sufficiente un tronco, delle rocce e muretti magari già esistenti e abbiamo risolto il problema. La rete ENAT, voi sapete che io oggi vi parlo a nome di ENAT, è una rete europea che è nata per promuovere il turismo accessibile in Europa e nel resto del mondo. Vi cito l'ENAT perché noi abbiamo un codice di buona condotta. Ahimè, tradotto in italiano sembra una cosa molto poliziesca, ma in effetti è un impegno che tutti coloro che si iscrivono ad ENAT prendono nei riguardi della gestione del proprio servizio. Sono 8 principi molto semplici che indirizzano sia le pratiche commerciali che il modo in cui è necessario relazionarsi con i propri clienti. È ovviamente riservato alla possibilità di fregiarsi di questo marchio e dire di aver sottoscritto il codice soltanto ai soci dell'ENAT. Ora volevo concludere per poi passare. Prego? Sì. Sì? Ah già, scusate, è vero, serve. Come Prego. guida, Sì. ambientale per scuole e altro, sono anche un'educatrice per ragazzi diversamente abili. Vorrei sapere, potremmo contattare quindi l'ENAT per un progetto
di ripristino di staccionate, quindi tutto quello che abbiamo visto per quanto riguarda una riserva naturale. Diciamo che l'ENAT è più un ente che si propone come sollecitatore di politiche. L'ENAT partecipa a progetti di tipo europeo, anche se non credo che a livello europeo ci siano fondi per intervenire direttamente su questi aspetti fisici, perché normalmente, ammesso che esistano, questi fondi arrivano attraverso governo, cioè ministeri e regioni, quindi al limite un POR, un PIT, una cosa del genere. E in questo caso l'ENAT normalmente, ripeto, partecipa a progetti europei, ma con il compito di disseminazione e di sollecitazione verso altri paesi europei che non fanno parte del gruppo di progetto a condividere i risultati che si ottengono. Quindi dal punto di vista pratico voi potete sicuramente sul sito dell'ENAT trovate tutto l'elenco dei soci a livello italiano, per esempio, e se fra questi c'è qualche specialista, qualche esperto che vi può aiutare, lo potete sicuramente contattare. In un progetto di ripristino di queste cose, di queste aree verdi, anche per persone con disabilità, sì, sarebbe bello citare l'ENAT e quindi avere maggior influenza per... Sì, però in questo caso, ahimè, credo che dovreste essere soci, perché noi siamo ben felici di concedere patrocini al limite di sostenere progetti, ma lo facciamo per policy solo nei riguardi dei nostri soci. Va bene. Quindi, siccome però l'associazione costa, io non mi permetto mai di proporla e di promuoverla. Se fate un giro sul sito dell'ENAT potete vedere quali sono le condizioni e nel caso sarei felicissima di avervi tra i soci italiani. Va bene, grazie. Prego, volevi dire? Una cosa breve e veloce sui parchi, una delle ultime cose che è stata detta, che in Puglia abbiamo come unico parco, il più accessibile della Puglia, è quello del Parco Nazionale del Gargano. Uh-huh. E per quanto riguarda il discorso di quello che ha detto adesso la ragazza, è possibile che noi faremo parte molto presto, come ci siamo detti anche l'altro ieri in fiera, dell'ENAT. Quindi magari potremmo fare qualcosa insieme in rete. Sì, sì, ma certo, è chiaro che io sono felicissima laddove, e cerco anche ogni volta che ci sono delle nuove presenze di fare in modo che ci si faccia rete. Esatto. Perché non è pensabile che il socio ENAT di Puglia lavori autonomamente nei confronti di altri che sono presenti magari nella stessa regione o in regioni limitrofe, quindi nessunissimo problema. Quindi siamo disponibili a fare rete. Benissimo. Volevo andare avanti un secondo, tanto abbiamo ancora tempo, io vedo troppo movimento, è vero che è venerdì sera, però poi domani è sabato e si dorme. Allora, che cosa succede a livello di Commissione Europea? La Commissione Europea ha lanciato qualche anno fa un'iniziativa che probabilmente alcuni di voi avranno sentito nominare, che si chiama Calypso, e che aveva fondamentalmente l'obiettivo di promuovere gli scambi fra paesi europei per quello che riguardano le categorie, quattro categorie che loro avevano selezionato, giovani, anziani, persone con disabilità e famiglie, dal punto di vista del turismo sociale. A nulla è valso, soprattutto da parte di ENAT, far loro comprendere che la disabilità è un discorso che passa trasversalmente a tutte le categorie che noi possiamo immaginare. Hanno continuato a ragionare in termini di gruppi specifici, ma in ogni caso hanno realizzato comunque qualcosa che vale la pena che voi teniate in considerazione. È stata creata una piattaforma, iCalypso, per il turismo sociale, dove hanno avuto l'obiettivo fondamentale di mettere insieme offerta e domanda, ma non l'offerta dal punto di vista degli operatori turistici di
turismo sociale. Per quello che riguarda la domanda, però, non è una domanda singola, cioè non posso accedere io come cliente finale, ma è una condizione business to business. Quindi la domanda è rappresentata o da associazioni o da operatori della domanda, per cui il discorso della disabilità è considerato anche all'interno di Calypso. Noi abbiamo contribuito alla creazione della piattaforma dando loro alcune indicazioni su cosa tenere in considerazione. Però dopodiché il nostro compito è finito e non so dirvi a che punto di sviluppo sia l'aspetto commerciale di questa piattaforma, però mi sembrava giusto dirvi che esiste e al limite andate a vedere sul sito relativo se la cosa può interessarvi in qualche modo. Ora, per quello che riguarda la Commissione europea, l'azione preparatoria che loro hanno svolto, oltre a creare tutta una serie di iniziative di cui voi sicuramente avete sentito parlare, come il premio per la città più accessibile che viene dato ogni anno, normalmente a dicembre, il premio Eden per le destinazioni europee di eccellenza e il fatto di aver creato degli indicatori per il turismo sostenibile e responsabile, al cui interno esistono anche 4 indicatori che riguardano le persone con i turisti con disabilità. Nel 2012 hanno lanciato poi quegli studi di cui ieri abbiamo anche parlato, uno studio sulla domanda, uno studio sull'offerta e uno studio sulle necessità formative nell'ambito del turismo. Ora, a supporto dello studio che è stato realizzato sull'offerta di turismo, di servizi di turismo accessibile, è stata creata anche questa directory che si chiama Pantou e che in effetti permette di inserire gratuitamente le proprie offerte di turismo accessibile o le informazioni, o per esempio sono state inserite in Pantou 3 guide realizzate in Europa, una su Roma, una su Dublino e la terza onestamente non me lo ricordo, realizzate dall'Associazione Italiana Persone Down. E perché è stato importante metterle? Perché queste guide sono state realizzate non tanto per le persone down quanto in linguaggio semplificato e quindi adatte a colloquiare con tutta una serie di persone che per esempio hanno difficoltà di apprendimento. Queste guide sono state inserite, io ho incontrato la presidente dell'associazione, gliel'ho suggerito e il giorno dopo si era già registrata su Pantou. La registrazione, come ripeto, è gratuita e dal punto di vista del fornitore di servizi, diciamo che c'è l'immagine, la descrizione del servizio, il tipo di clientela a cui si rivolge, quindi diciamo che non crea confusioni dal punto di vista dell'eventuale domanda che vuole accedere, e quindi riferimenti, dettagli del servizio, riferimenti sulle informazioni di accessibilità e così via. Ecco, mi sembrava ragionevole proporvelo, almeno dal punto di vista informativo, perché possiate andare a vedere se magari in qualche caso può esservi utile, sia come consultazione che al limite come inserimento di dati che vi riguardano. Un'ultima cosa, l'Assemblea dell'Organizzazione Mondiale del Turismo ha approvato nel 2013 le raccomandazioni sul turismo accessibile a tutti. Sono ben 65 punti estremamente dettagliati che indicano ancora una volta, parlano ai loro associati, sia governi che organizzazioni, per dire cosa bisogna fare in maniera che l'accoglienza di verso tutti sia di qualità e senza discriminazioni. Abbiamo parlato all'inizio del nostro incontro di oggi di quello che il WTO ha fatto in termini di formazione, in termini di informazione. Adesso addirittura ha riunito tutto in queste raccomandazioni in cui per esempio la formazione
è un punto dettagliatissimo che ne comprende, mi pare, almeno 20 o 25 sottopunti, perché si ritiene che la qualità delle risorse che agiscono in ambito turistico sia essenziale per fare in modo che il prodotto funzioni bene. Questa è la copertina del manuale, e sono sicura che se andate sul sito del WTO potete tranquillamente scaricarlo. Inoltre, fra la prossima settimana a San Marino ci sarà la prima conferenza internazionale organizzata dal WTO sul turismo accessibile, e probabilmente in quella occasione sia i rappresentanti del WTO che ENAT comincerà a lanciare i primi due capitoli, credo, di un manuale che è stato redatto a tre voci, WTO, ENAT e uno dei nostri soci più importanti, che è la Fondazione ONCE spagnola. Per ora il testo sarà solo in spagnolo, ma penso che molto presto verrà tradotto anche in inglese, e da questo ci saranno ancora una volta ulteriori e più aggiornate informazioni e indicazioni su come muoversi per far sì che le attività di turismo accessibile vadano bene per tutti. Ecco, ci tenevo a concludere quello che non ci siamo potuti dire ieri, sacrificando probabilmente il discorso, cioè ormai quasi sicuramente, perché adesso parleremo delle modalità di relazione, il discorso del customer care e del problem solving, ma sono sicura che voi andrete a leggervelo assolutamente. Se distruggere il microfono. Andrete a reggervelo con la massima attenzione, in modo che se dovessimo incontrarci un'altra volta ne saprete molto più di me. Sì, esatto, la prossima settimana, 19 e 20 novembre. San Marino. Allora, com'è? Ah, bene, ottimo, ci introduciamo lì allora. A questo punto, no, il customer care avevamo detto di no. Principi per una corretta relazione. Ora, vediamo un pochino. Ora, per fare in modo che il turista con disabilità sia veramente contento e soddisfatto, noi dobbiamo, come operatori turistici, parlo operatori turistici in senso lato, operatori del turismo, fare in modo che i requisiti tecnici che il cliente ci richiede siano presenti nell'offerta turistica. È inutile che vi ripeta, perché ormai non ne potete più di sentirmelo dire, in tutti gli anelli della catena dei servizi. Ma c'è anche un modo per dare al cliente questa tranquillità, che è quella di rapportarsi al cliente in modo corretto. E debbo premettere che, soprattutto per chi magari incontra una persona con disabilità, di quelle più evidenti e conclamate, per la prima volta, questa modalità di relazione può creare delle difficoltà, non tanto alla persona con disabilità, quanto all'operatore del turismo. Quindi è una cosa, fra virgolette, normale. Il motivo per cui siamo tutti qui è imparare a renderla non normale la difficoltà, ma a renderla normale in tutti i sensi, a renderla una cosa comune che succede praticamente tutti i giorni. È chiaro, e questo immagino che ormai siate arrivati a deciderlo per conto vostro, che un cliente con disabilità si aspetta di essere considerato come persona, non è né un pacco né una cosa, di aver riconosciuti, perché li ha,
i propri diritti identici a quelli di tutti gli altri e di essere trattato con conseguenza, di essere trattato con rispetto e con dignità. Non fosse altro perché è un cliente che vi ha pagato, questo detto proprio brutalmente fra di noi. Ce la fate a leggerla tutta, sì? Allora, questa è una vignetta di qualche anno fa, apparsa su una rivista che veniva, non so se venga pubblicata ancora, si chiamava Mobilità e veniva pubblicata a Firenze. E erano tutta una serie di vignette molto carine, ne vedremo un'altra nel corso della presentazione. Ma quello che dice questa vignetta è molto vero. Purtroppo succede che la clientela stessa rifiuti la presenza di altri clienti con disabilità e che il responsabile della struttura dove questi clienti sono presenti, in questo caso è ovvio che parliamo di strutture in cui la permanenza è un po' più lunga, quindi possono essere strutture ricettive, possono essere strutture ristorative, in un museo è difficile che succeda. È il responsabile della struttura che deve far presente che quella persona che sta lì è un cliente e non si deve permettere di metterlo alla porta. Ora, riassumiamo qui, diciamo che tutto quello che vedremo adesso ci riassume un po' tutto quello che abbiamo detto anche in questi giorni, ma è meglio che alcuni aspetti vengano sicuramente ribaditi. Indipendentemente dal tipo di disabilità, le persone con esigenze specifiche vogliono servizi di informazione specializzati, e lo abbiamo visto, dati e informazioni accurate e integrate sui servizi, servizi strutturati sulle esigenze specifiche di ognuno, trasporti adeguati, siamo rovinati, abbattimento delle barriere e accesso a tutte le infrastrutture, sia turistiche che non. Che cosa ho praticamente riassunto? Quello che ci siamo detti per le informazioni, quello che ci siamo detti sulla catena dei servizi e quello che ci siamo detti sul fatto che ogni anello della catena deve essere accessibile. E in più, io più forte di così non riesco a parlare, per cui speriamo che vada bene. Ci sono alcune regole d'oro che vanno sempre e comunque rispettate. Quando abbiamo di fronte un cliente con disabilità, noi dovremmo rivolgerci sempre e comunque alla persona e non permetterci di parlare con il suo accompagnatore come se la persona non fosse in grado di capirci e di risponderci. Prego. Ah, il microfono, sì, un attimo, arriva. E no, serve per lo streaming, altrimenti non va bene. Sì, forse adesso funziona. Okay. Sì, no, volevo capire, questa cosa è valida anche nel caso, di cui abbiamo parlato ieri, del linguaggio dei segni, che ne so, mi riferisco a una persona non udente, sì. Che magari però è straniera, per cui ha bisogno non solo del traduttore del linguaggio dei segni, ma del linguaggio dei segni in quella lingua. Allora, la persona che ha un interprete dei segni ce l'ha a fianco. Io parlo alla persona, l'interprete traduce e la persona mi comprende. Ma il mio
contatto è con la persona. Ok? Se la persona mi dice parla con lei, allora è un altro discorso. Ma in primis io devo rivolgermi sempre e comunque alla persona e mai all'accompagnatore. In più, possibilmente, cercare di focalizzarci sulla persona e non sulla disabilità. Mi è capitato di arrivare in un albergo, mi dispiace che non ci sia la persona, un signore che c'era ieri che veniva dalla Val d'Agri. Andavamo in Val d'Agri con una collega che usa la sedia a ruote, andavamo giù entrambe perché dovevamo fare sia io che lei degli interventi come questo. E quindi arriviamo con la macchina, scendiamo, andiamo alla reception per registrarci. C'era una ragazza alla reception che, come ha visto la mia collega su sedia a ruote, è entrata in panico. Non sapeva più come parlarle, cosa dire, ma lei, la camera per gli handicappati signora, che camera vuole? E lei ha detto, mi dia la camera che avete prenotato per me. Ora, è comprensibile, è assolutamente normale, però è anche vero che la ragazza alla reception era una professionista e che quindi doveva cercare quantomeno di limitare il proprio panico. Quindi, in questo caso, che cosa ha funzionato? Ha funzionato il fatto che lei ha visto una sedia a ruote e non ha visto la persona che c'era sopra. Ok? Quindi, per quanto possibile, imparate a non farlo. Un'altra cosa, utilizzare espressioni di tipo comune senza sentirsi in imbarazzo. Che cosa mi riferisco? Ci vediamo domani, detto a un non vedente. Ma lo diciamo tutti. Ci vediamo. Quindi anche lì è inutile dire ci vediamo, no mamma mia che cosa ho detto, no aspetti, allora arrivederci, no arrivederci anche, per carità, ci vediamo domani e finisce la storia, ok? Un'altra cosa che ieri già vi ho accennato, non cercate di aiutare a tutti i costi. È sufficiente chiedere se la persona ha bisogno di aiuto, se sì ci facciamo dire come, se no andiamo oltre. Non adottare atteggiamenti paternalistici, supponenti, iperprotettivi. È una persona che ha delle esigenze specifiche, ma è una persona, non ha bisogno del nostro aiuto, non ha bisogno di sentirsi amata da noi, ha bisogno solo che noi diamo a lei o a lui un servizio di qualità, ok? E soprattutto non trattarle come bambini. Usando un atteggiamento e un linguaggio inadeguato. A me ha dato molto fastidio, non gliel'ho potuto dire, quando un mio vicino, era una persona anziana, probabilmente soffriva di una forma di Alzheimer o comunque senescenza, molto molto acuta, però era una persona che comunque continuava almeno a dire buongiorno e buonasera. Un giorno, io vivo in campagna, quindi i confini sono teorici perché in campagna le voci volano ovunque, è arrivato il genero, si è rivolto a questa persona, il nome è il solito Mario Rossi, Mario, ciao, guarda l'uccellino. Vi assicuro che se avessi potuto lo avrei schiaffeggiato. Perché era una totale mancanza di considerazione della dignità della persona. Ora, senza arrivare a questi eccessi, noi dobbiamo considerare la persona che abbiamo di fronte come una persona e non pensare che è in qualche modo inferiore a noi o addirittura da trattare in una maniera di questo genere. Ed evitare quei termini considerati irritati e offensivi che fra un po' vedremo.
Ora, io salterei, se siete d'accordo, questo che riguarda le disabilità fisiche e sensoriali, perché bene o male riassume quello che ci siamo detti ieri. Ok, mentre preferirei affrontare con voi tutta una serie di luoghi comuni e di etichetta della disabilità, per così dire, anche se molti possono non essere d'accordo sul fatto che bisogna prestare anche attenzione al linguaggio. Il linguaggio non è tutto, ma adottare un modo di esprimersi diverso da quello che adesso vedremo ci può aiutare pian piano a modificare anche il modo con cui noi pensiamo, e quindi ci serve. Allora, luoghi comuni più famosi. Una persona disabile è una persona su sedia a ruote. In linea di massima si considera la disabilità come legata solo ed esclusivamente alla mobilità, e ancora di più solo alla persona su sedia a ruote. Facendo in questo modo, noi ci dimentichiamo tutta una serie di altre esigenze, come quelle che abbiamo visto ieri insieme, che peraltro richiedono da noi comportamenti di tipo diverso. Quindi è assolutamente importante che ci liberiamo da questa convinzione, che peraltro, come abbiamo visto, viene ribadita anche dal fatto che il simbolo internazionale continui a marcare il fatto che la disabilità e la sedia a ruote sono un tutt'uno. La disabilità è una malattia. Questo discorso, ahimè, è un discorso che purtroppo condiziona ancora moltissimo non solo le persone singole, ma per esempio anche alcuni fornitori di servizi come le compagnie aeree. Molte compagnie aeree richiedono alla persona con disabilità un documento che si chiama MEDIF, che è una dichiarazione medica sul fatto che loro possano viaggiare. Esatto. Ed è una cosa assolutamente discriminatoria, una cosa che fortunatamente molte compagnie stanno man mano abbandonando, ma che ci fa comprendere come sia facile collegare malattia a disabilità. La disabilità, come abbiamo visto ieri, può essere conseguenza di una patologia, ma la cosa si ferma lì. Non vedo per quale motivo debba essere richiesto a persone che usano la sedia a ruote magari da 20 anni, perché hanno avuto un incidente che ha causato il loro aver necessità di una sedia a ruote, e la cosa finisce lì, perché questo deve ancora essere collegato alla produzione di un certificato medico. E nessuno mi chiede niente. Esattamente. Questa discriminazione, perché praticamente una ragazza che doveva venire 2 anni fa a un festival di Trani, non l'hanno fatta salire in aereo perché la dimensione della carrozzina consentita da Ryanair era, mi sembra, sui 19 centimetri, invece lei, o il contrario, insomma, per 2 centimetri non l'hanno fatta salire, perché doveva essere, mi sa, forse 17, e lei l'aveva 19, ora non ricordo bene, però Ryanair non ha accettato di farlo. Ma credo che sia stata ampiamente penalizzata Ryanair. Spero di sì. Sì, credo che sia stata ampiamente penalizzata. Il discorso dell'accesso a bordo, nonostante ci sia una comunicazione del Parlamento e del Consiglio d'Europa che descrive in maniera molto precisa che questo non è possibile rifiutare l'accesso a bordo degli aerei alle persone con disabilità a causa della loro disabilità,
è però purtroppo per una piccolissima parte legato ancora alla discrezionalità del comandante per questioni di sicurezza. Scusate, mi sto mordendo la lingua. Per questioni di sicurezza. Quindi, al momento in cui la carrozzina più grande, piuttosto che l'aereo troppo piccolo, piuttosto che la possibilità di evacuazione, vengono tirati in ballo, la persona in quel caso può veramente essere discriminata e fatta scendere dall'aereo. Poi ci saranno tutte le possibilità di andare in giudizio, però nel frattempo il viaggio viene in pratica cancellato. E... Come? A livello professionale ha perso anche un'occasione di esibirsi, no? A esibirsi perché non è potuta arrivare a Bari. No, ma certo, è chiaro. Cioè, oltretutto, come sempre succede, quando uno deve viaggiare, viaggia per un motivo, che sia motivo di lavoro, che sia motivo di vacanza, il fatto di impedire che la persona possa effettuare il viaggio comunque crea dei problemi. Ok? L'unica, ripeto, l'unico appiglio che hanno le compagnie aeree rispetto alla direttiva del 2006 è quello di invocare questioni di sicurezza, però devono essere molto ben documentate, perché altrimenti è comunque un fatto discriminatorio. Un'altra cosa che ci condiziona molto è il fatto di considerare la persona con disabilità una persona povera, che quindi sicuramente non potrà mai viaggiare perché non c'ha i mezzi, non c'ha le possibilità e così via. Questo è vero e non è vero, così come è vero e non è vero per ciascuno di noi. Le persone con disabilità lavorano, tutti i miei colleghi che lavorano nel periodo di vacanza se ne vanno in vacanza, se la pagano e scelgono dove andare, e quindi non saranno sicuramente dei Rockefeller perché sono dei cooperatori di cooperative sociali, però guadagnano il loro stipendio che è più o meno nella media di tanti italiani. Un altro luogo comune è che una persona disabile ha bisogno della nostra protezione. Da qui una delle indicazioni che vi ho dato, mi raccomando, non cercate di pensare che dovete stare addosso alla persona con disabilità come se foste una mamma chioccia, perché non è proprio il caso, anche perché andate a impattare con la dignità di una persona che non conoscete, tutto sommato. Avere una disabilità rende diversi. E molto spesso questo fa sì che l'atteggiamento in questo caso corra immediatamente: se tu sei diverso, non parlo con te, parlo con chi ti sta vicino. Del tipo, signora, lui prende il caffè, oppure signora, lei vuole il dolce? Perché? E anche nel terzo caso, quando si è convinti che essere disabile significa avere un ritardo mentale. Guardate che non sono cose che mi invento soltanto per fare un elenco un po' più lungo, ma sono tutti casi reali che succedono, ahimè, abbastanza spesso. La domanda è a voi, uguali o diversi? Vi posso dare una risposta, non io? Mamma Falda? Io non vorrei essere uguale a qualcun altro, possibilmente. Appunto. La diversità, intanto la diversità c'è, la diversità è curiosità, la diversità è conoscenza, la diversità è spinta a migliorare, la diversità è tutto. Se siamo tutti uguali, siamo omologati, mi fa tanto venire in mente il Grande Fratello, non quello della televisione, quello del libro. Un altro modo di linguaggio, dolcezza mia. A chi dite normalmente, uomini o donne, dolcezza mia? No, io dico mia antica dolcezza mia. Sì, molto spesso gioia. Ma a chi? A tutti. Gioia. A persona che conosci? Sì. Allora, dolcezza mia. Allora, ma non è che è
Allora, prima di commentare insieme a voi questa foto, che può essere vista da tanti punti di vista, vi voglio raccontare la storia di Dolcezza Mia. Dolcezza Mia è stata, neanche a farla apposta, quella collega che adesso lavora in un'altra organizzazione, evidentemente se le attirava, parlo di quella della Val d'Agri. Questa volta eravamo a Belfast e dopo la riunione che avevamo avuto stavamo passeggiando per la strada. Eravamo lei, io e il suo fidanzato. Il suo fidanzato oltretutto era, avete presente quella foto di ieri con due piccoli e uno altissimo? Lui era quello altissimo. Si avvicina un signore dall'altra parte della strada, va verso la mia collega, la abbraccia e le dice dolce sweetheart. Insomma, ha corso dei grossi rischi. Ma soprattutto non c'è bisogno di un atteggiamento di questo genere. Sweetheart o dolcezza mia, la possiamo dire a gente che conosciamo, a gente con cui siamo in confidenza, al nostro fidanzato, compagno, marito, figli, quello che volete voi, ma non va detta in funzione della disabilità. Mai. Perché non ha senso, perché è un senso di pietismo che non riconosce la persona, ma che, diciamo, ci fa pensare ad un modo di ragionare sulla disabilità che è poverino, mi dispiace, guardate che vita, eccetera, eccetera, eccetera. Che non è nella realtà di nessuno di noi. Questa foto io l'ho messo sempre in modo un po' provocatorio. A me personalmente non piace. Molte persone la trovano dolce, può essere vista in tutti e due i casi. È vero che Papa Francesco bacia tutte le persone disabili che incontra, che può essere un modo di agire in maniera paterna. Io, perdonatemi, la vedo in maniera un po' troppo misericordiosa. Se lo fa lui. Ma infatti io vi dico, questa foto in genere suscita sempre delle reazioni molto, molto diverse. Mi aspetterei che a fianco a questo ci fosse anche la vecchietta, per esempio, o il padre di famiglia, o chiunque, magari il ragazzo con qualche... ok. Sì. Niente, praticamente poco più di un anno fa ho fatto delle selezioni con altre persone e praticamente sono stata presa a un laboratorio dal basso e 60 persone non professioniste abbiamo realizzato un film, no? Siamo stati formati tutti, poi siamo stati divisi nelle varie classi e tra di noi c'era, diciamo, un ragazzo con disabilità. Io penso, insomma, che in realtà la coscienza comune, perché 60 persone di Bari, di estrazione, di età diversa, perché c'era il ragazzo universitario e il signore di 70 anni, ovviamente eravamo tutti quanti accomunati dalla passione per il cinema e dalla voglia di fare un film che raccontasse di Bari. Oltretutto questo film uscirà al Galleria a gennaio ed è un film che abbiamo fatto gratuitamente in maniera non retribuita, è un progetto che si chiama Sinapsi della Regione Puglia, no? E su 60 persone c'era un ragazzo con disabilità su carrozzella, io non so nemmeno che patologia abbia, ma nessuno di noi gliel'ha mai chiesto. Si chiama Mimmo, a Bari lo conoscono praticamente tutti perché è sempre in giro, è sempre a Bari Vecchia, è molto viver. Però io mi sono resa conto che nessuno di noi, e siamo stati un anno e mezzo a lavorare su un film, e molte volte ci siamo scazzati, abbiamo litigato, perché unire 60 teste non è facile. E lui, ad esempio, era uno degli sceneggiatori del film. Hanno scritto la sceneggiatura in 10 persone, ed è sono tanti, quindi in realtà hanno dovuto creare storie incrociate. E nessuno di noi ha trattato Mimmo in maniera diversa,
quando c'era qualcosa da dire, ma proprio a tu per tu, ci siamo scontrati, io non ho visto in un anno e mezzo né l'indelicatezza di chiedere la patologia. Certo. Perché poi lui è, non lo so, è molto magro, non lo so, avrà un apparecchio anche per parlare, però un ragazzo intelligentissimo, con una grande capacità critica, due lauree, una attività sessuale che dice di avere, noi ci ridiamo su, ma ci ridiamo su come ridiamo su sulla mia attività sessuale, cioè, quindi non abbiamo visto... quello che vi voglio dire vero, che avevo dimenticato no, quello che vi voglio dire magari non è la realtà, però è uno spaccato di 60 persone di Bari di estrazione di età sociale di età diversa, che per un anno e mezzo hanno avuto una relazione stretta con questa persona senza, certo, sottolineare nulla. E quindi si fa, secondo si me fare. Sì, cioè, cioè, ma voi che è cosa possibile avete, tranquillamente, che cosa avete fatto in quel caso? Cosa? Non è solo quello, è il vivere insieme. No, perché no. A quel punto, se il contatto fosse stato più da turismo, quindi più rapido, meno continuo, non avreste superato questo fatto. Perché io vi ho detto prima che ci sono delle difficoltà, ma quando io vivo la mia realtà con i miei colleghi, io non vedo più. Sì, sì, non si vede più. Quindi il discorso che voi avete fatto, voi avete superato tutto quello di cui abbiamo parlato oggi, perché magari il primo giorno l'avete guardato così, ma poi vi siete messi a lavorare. Sì, cioè, quindi... secondo me questo è assolutamente, esatto, possibile. Nel momento in cui, certo, vedi che lui arriva con l'accompagnatore, ma perché l'accompagnatore dalla macchina lo deve mettere sulla carrozzella che ha il motore, e dopo vedi che lui tranquillamente sposta la sedia, siede, si gira, ma poi, ti manda a quel quando paese. Quando lui fa, fa il lavoro che deve fare, lo fa insieme a voi, vi insultate come avete detto, ridete insieme, bevete insieme, non vi parlate, poi ricominciate, è una vita che succede sempre e comunque con ognuno di noi. Cioè, secondo e me questa integrazione è assolutamente possibile. Una cosa fluida e ragionevole. Sì, sì. Ma certo che è possibile. Allora, perché noi stiamo facendo tutto questo? Perché voi non avrete nella vostra attività professionale la possibilità di sviluppare dei rapporti che durano più di un anno. E quindi sarete più portati, forse con questa esperienza un po' meno, ma sarete più portati a viverli con un po' di difficoltà iniziale. Quindi tutto questo che ci stiamo dicendo serve ad andare un attimino oltre fin da subito. Tutto qui. Stiamo quasi in chiusura. Lasciatemi, consentitemi di arrivare... Io adesso la uccido questa qui, eh? Stava dicendo che addirittura anche nella festa di Carnevale, lui ballò, con noi. Ma voi avete mai provato ad entrare in un campo di pallacanestro, di... no, pallacanestro mi pare, sì, basket, di persone su sedie a ruote? Se non vi togliete di colpo, vi tirano sotto. Allora, una sedia qual è? Una di queste sedie? Vediamo un po'. Una di queste sedie, guarda, guarda. Ce la facciamo? Che c'entra una sedia con questi signori? Secondo voi? Allora, una sedia è il modo con cui il personale delle compagnie aeree identifica i passeggeri che hanno la sedia a ruote e che devono salire a bordo. Oggi abbiamo una sedia sul volo che va a. È totalmente spersonalizzante, totalmente
non tiene conto e cancella la persona sia che sia su sedia a ruote che non. Attenzione a utilizzare un linguaggio che forse voi pensate che vi renda più rapidi i rapporti professionali, ma non correte il rischio di arrivare ad un'azienda lese che spersonalizza, perché può essere una sedia, può essere qualche altra cosa, ma a quel punto non avete più di fronte un cliente, ma avete di fronte un oggetto, e questo è un vero rischio. Attenzione allo pseudo politicamente corretto. Credetemi, non usate diversamente abili, perché non ha il benché minimo significato. Fermo restando che nessuno di voi mi ha portato un esempio di diversamente abilità, oltretutto voi dite diversamente abili. E quindi continuate a puntare, per quelli che lo dicono ovviamente, sulla diversità. Intanto i diversamente abili è sparita la persona. Sono persone con disabilità, persone con esigenze specifiche, persone con difficoltà di accesso, persone come volete, ma non diversamente abili. E in più, non usare mai, vediamo se me ne dite qualcuna che non va mai usata. Handicappato lo do per scontato che non dobbiamo... E poi... Dai, diversamente abili lo abbiamo già visto. No? Sì, l'abbiamo visto pure sul sito strano di prima. Non avete mai sentito parlare i liceali quando si insultano? Appunto. Costretta o costretto, non si sa da chi, sulla carrozzina. Ma questo si dice molto spesso, eh? È il loro modo di muoversi. Sì, ma sono le loro gambe. Questo lo dicono tutti. Vittima. Storpio. Mongoloide. Affetto da. Allora, per favore, molte di queste le sentite dire praticamente sempre. Alcune sono addirittura, come mongoloide, usate come un insulto, soprattutto fra i ragazzi. Sono tutte parole che infastidiscono la persona, soprattutto come portatore. Ok? Prego. Tanti anni fa, è vero, mentre le altre parole che ci ha mostrato sono frutto di ignoranza, di uso comune sbagliato. Ma lo so, abile, lo so, ha ragione. Allora, diversamente abile, la prima volta che io l'ho sentito in un'intervista che era rivolta ad un ragazzo che credo non avesse più l'uso delle gambe, che stava su una barca, quindi probabilmente era o in Puglia o in Basilicata o in Sicilia, non lo so. Questo ho tenuto un gran bel ragazzo, tutto bello abbronzato, e rispondendo a colui che lo intervistava disse: ma quale disabile? Io sono diversamente abile. Benissimo, l'ha detto lui. Diversamente abile si è espanso a macchia d'olio. È come, ci avete presente come le palline che sono scese giù dalla scalinata di Piazza di Spagna, dappertutto. Se voi parlate con le associazioni e con chi è una persona con disabilità, diversamente abile non è gradito affatto.
Quindi possibilmente, se potete, non usatelo. Allora, no, 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 ma lo so. Però abbiamo visto ieri, con quello che abbiamo esaminato sul discorso dell'ICF, che la persona, la condizione fisica della persona porta al fatto che una persona abbia meno possibilità di fare meno attività. Se io ho un incidente e perdo l'uso delle gambe, non ho più l'uso delle gambe, qualcosa in un certo senso mi manca, ok? Però poi la disabilità viene fuori in pieno quando io non ho un ambiente favorevole, altrimenti io sono una persona che ha un'esigenza specifica, ma non sono una persona diversamente abile. Se voi mi dite cosa io faccio di diversamente abile? Prego. Sì. Adattati, certo. Ok. Sì, okay. Cioè, lei fa tutto quello che faccio io, tranne il fatto che io non faccio tutto quello che fa lei, perché io ma è la stessa cosa, è la stessa cosa, perché non è come, come lei muove i comandi di una macchina. Il discorso deve essere salire a un livello superiore. Lei guida la macchina e la sua amica guida la macchina. È la metodologia che può essere diversa. No, ma io dico, mentre lei potrebbe guidare la macchina di sua madre, che è abilitata, diciamo, per la sua condizione, però ha un comando manuale, io non posso guidare. Cioè, nel perché senso, non lei... lo sa usare? Tutto qui. Sì, appunto, non ho acquisito però, quell'abilità. Ma non è non su so. Questo. Il discorso non è sulla maniera... Cioè, se io non cammino più, ma vado su una sedia a ruote, è chiaro che lo faccio in maniera diversa da altri, ma l'obiettivo è il movimento. In quel caso l'obiettivo è spostare la macchina. Se poi io lo faccio con il cambio manuale, con il cambio a 3 marce, con il cambio a 6 marce o con i comandi qui, l'obiettivo, l'azione vera non è quella di muovere il cambio, è quella di spostare la macchina, e lo fate tutte e due. Ci pensi un attimo? Io ci penso, nel senso allora, che la vivo anche questa cosa. Non è allora, che se... Cioè, se vogliamo ragionare sulle forme mentali... No? Allora... no, 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 ma è proprio quello, è proprio lì che deve arrivare. Cioè, l'abilità a cosa è diretta? A prendere una macchina e spostarla da casa al posto di lavoro. Poi, la macchina può andare avanti. Ah, macchina muoviti. Perché adesso ci arriveremo prima o poi, giusto? Oppure può andare avanti con il cambio, c'erano le macchine col cambio al volante, oppure può andare avanti addirittura col cambio, io non faccio niente, la macchina cammina da sé, spingo solo l'acceleratore. Il problema è spostare la macchina, e lo spostate tutte e due. Ho capito, io la sua non la posso, non la so, attualmente non la so spostare, probabilmente lei potrebbe, cioè... Ci pensi bene, poi me lo fa sapere. Mi fanno segno che dobbiamo necessariamente chiudere per questioni tecniche. Io ringrazio tutti voi, anche quelli che sono andati via li ho salutati così, spero che vi sia stato utile, e qualsiasi dubbio possiate avere, i miei contatti mail sono presenti presso gli organizzatori, fatemi sapere. Buon lavoro, grazie a voi.